Un cordiale saluto da Luigi Braccioli, benvenuti nel nostro appuntamento di 7x4, il nostro progetto di comunicazione multimediale, sinergico, glocale. Ci trovate sul 210 del digitale terrestre, ci trovate sul web nel nostro canale YouTube, ci trovate sul vostro cellulare, ci trovate anche alla radio. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, nella versione radiofonica, con me Alessandro Ranieri, a trattare le questioni che riguardano la politica, l'economia, lo sport, lo spettacolo, insomma la vita della nostra regione, mischiandola un po' con i fatti che ovviamente la caratterizzano, e quindi non possiamo non dire che in un mondo globale come quello che stiamo vivendo non siamo anche condizionati da quello che accade a livello nazionale ed internazionale. In particolare entriamo subito nella questione principe che vedrà impegnata la nostra regione, ma l'intera Italia, per parecchi giorni, fino al 4 di marzo. Stiamo parlando delle elezioni politiche che sono partite con toni molto molto accesi, con enormi promesse da parte di tutti, e ovviamente se siamo partiti così tutti ci stiamo chiedendo come andremo a finire. Vabbè, noi dobbiamo testimoniare e raccontare il tutto. Tra i fatti importanti di questa settimana, certamente le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, il movimento che già nella giornata di oggi è andato a ribadire la propria volontà di non andare a fare coalizioni con nessuno. Probabilmente quindi va a finire che, a secondo di quelle che sono le previsioni da un punto di vista delle rilevazioni da parte degli istituti demagogici e demascopici, scusate, andrà a finire che il Movimento 5 Stelle magari è il primo partito, ma può rischiare di non andare a governare se non fa coalizioni. In ogni caso di chiacchiere se ne fanno davvero tante. Poi alla fine bisognerà vedere che cosa decidono gli italiani, innanzitutto se andare a votare in massa e quindi di non lasciare un vuoto come è capitato negli appuntamenti precedenti, e in secondo luogo chi andranno a votare. Allora, abbiamo detto, questa settimana ci siamo occupate delle parlamentari, le parlamentarie hanno fatto molto discutere, dall'interno del Movimento 5 Stelle vengono raccontate come un grande passo verso la democrazia, la partecipazione, perché si è dato la possibilità a tutti di potersi candidare, dall'altra ovviamente gli avversari l'hanno dipinto come un enorme caos. Ora vedremo un po' con il passare del tempo come sono andate le cose. Nel frattempo abbiamo voluto chiarire la situazione nella nostra regione. Metto in dubbio che ci siano bravissime persone che siano state escluse, ma ripeto, qua non si tratta di bravo o cattivo, di buono o cattivo, si tratta evidentemente di coloro che si assumono le responsabilità, cioè un capo politico e un garante che si assumono le responsabilità anche evidentemente di aver valutato che alcune persone non sono ancora pronte ad un'esperienza del genere, mi pare normalissimo. Non è vero che il sistema è andato in tilt, tant'è vero che abbiamo concluso le parlamentari ieri sera e quindi abbiamo finito la sessione di selezione delle liste. Abbiamo fatto una selezione ferrea di chi si poteva candidare ed è bello perché quando non la facevamo dicevano queste fanno entrare di tutto, il Movimento 5 Stelle fa entrare di tutto, le parlamentari fanno entrare di tutto. Adesso che facciamo la selezione, caos perché ci sono degli esclusi, mettiamoci d'accordo, noi stiamo facendo una selezione delle liste bloccate chiedendo ai nostri iscritti di partecipare, hanno partecipato 10.000 candidati, tra questi c'erano delle persone che non avevano i requisiti e di questo ce ne vantiamo perché il Movimento 5 Stelle non è una navicella che porta chiunque in Parlamento, ma soprattutto lo abbiamo fatto in maniera partecipata. Con queste parole due dei leader del Movimento 5 Stelle chiudono la vicenda delle parlamentarie, una vicenda che ha suscitato qualche polemica anche tra i componenti del Movimento. Un caso c'è stato anche nelle Marche, protagonista la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Ancona, Maria Ausilia Gambacorta. Ciao, mi chiamo Maria Ausilia Gambacorta e sono consigliere comunale uscente nel Comune di Ancona. Svolgo l'attività di dottore commercialista nella mia città, ma lavoro in tutte le Marche e conosco quindi le realtà aziendali e le difficoltà di tutte le Marche. È per questo che vorrei essere portavoce, per poter portare laddove c'è la possibilità di cambiare l'Italia, le istanze della mia regione.
Ho dato la mia adesione perché pensavo che in questo momento fosse importante, perché avrei potuto dare una maggior visibilità a quello che era l'appuntamento prossimo della mia città e quindi quelle che saranno le amministrative dell'aprile 2018. Era questa la mia intenzione, quella di rafforzare il Movimento 5 Stelle nella figura del candidato sindaco, di poter accendere quindi un faro su questa opportunità che avrà la mia città di poter cambiare e di poter scegliere il Movimento 5 Stelle. Da lì è nata la mia decisione. A parte il fatto che la mia candidatura è durata meno di un gatto sull'autostrada, sostanzialmente, perché ho postato il video lunedì sera e la mattina successivamente ho saputo che la mia candidatura non era stata inserita. La consigliera Gambacorta è stata esclusa dalla lista dei candidati, ma il mistero rimane sul criterio che ha portato all'esclusione, visto che di comunicazioni ufficiali dallo staff di Grillo e Casaleggio non ne sono arrivate. Ovviamente non so, perché nessuno mi ha dato una giustificazione. Ritengo forse che la mia esposizione mediatica, essendo un esponente politico, poteva avere un maggior risalto e forse probabilmente inconsciamente devo aver violato qualche regola. Ma questi sono ragionamenti che ho fatto a posteriori. Difatti io ho continuato a fare la mia attività politica in quanto sono consigliere comunale e ho aiutato gli altri attivisti, ad esempio, ad aprire il punto Tari. Oggi, con il senno del poi, posso dire che lo rifarei, perché la mia intenzione era quella soltanto di rafforzare l'idea del Movimento 5 Stelle nella mia città. Ritengo infatti prioritario il lavoro nella mia città perché è per il territorio che io intendo lavorare. Ovviamente questa cosa mi dispiace, perché date tutte le manifestazioni che ho avuto dalla mia città e dai miei cittadini, non avevo neanche la percezione di quanto fossi conosciuta e di quanto fossi stimata. Mi dispiace perché penso che sarei stata in grado di portare a Roma, e quindi là dove vengono prese le decisioni in Parlamento, le istanze della mia città. Sulle critiche alla piattaforma di voto e candidatura, Di Maio ha già risposto. Ma qual è il punto di vista di una esclusa, iscritta e portavoce del Movimento 5 Stelle? Certamente i margini di miglioramento ci sono e ci debbono essere. Probabilmente non tutto ha girato come doveva girare. Leggo di nomi illustri, sicuramente più illustri e più meritevoli di me, che sono stati esclusi. Questo meccanismo ci espone. È ovvio che sia così, ma io ritengo che soltanto lavorando dall'interno, se ci sono delle cose che sono sbagliate, si possono migliorare e si possono perfezionare. È ovvio che apprendere la mattina stessa, quando tutti i cittadini che mi hanno chiamato, che mi hanno telefonato dicendomi non c'è il tuo nome, voglio votarti ma non appari nella lista, ci possa essere stato un momento di sconforto. Questo è umano e penso che sia comprensibile. Io sono una sportiva e normalmente arrivo fino in fondo, per cui manterrò il mandato ricevuto nel rispetto dei cittadini che mi hanno votato e nel rispetto di tutti gli attivisti e nel rispetto dei miei colleghi che siedono con me nei banchi del Consiglio Comunale. Io credo nel Movimento 5 Stelle, credo nei principi, ma so che il Movimento è fatto di persone, per cui è importante che le persone migliori continuino a lavorare per questi obiettivi, che sono gli obiettivi di trasparenza, e che crediamo tutti, e io credo principalmente, che ci sia un modo etico di far politica e che questo modo etico debba essere rafforzato e debba diventare un principio nella quale tutti possono riconoscersi. Dopo le elezioni politiche, occupiamoci di scuola. C'era un famoso pensatore, un grande sociologo, che diceva che le fondamenta di una società si costruiscono proprio nella scuola. Non mi sembra che siano stati fatti dei grandi investimenti nell'ultimo periodo nella scuola, e la scuola continua ad essere un campo dove si discute moltissimo. Però, a parte, diciamo così, il rumore di un albero che cade, c'è anche il silenzio di sé che crescono, e a volte ci sono anche interessanti progetti, come quello che abbiamo voluto fotografare in questo servizio. Ciao!
C'è già chi la chiama una piccola rivoluzione nel mondo della scuola. È la sperimentazione voluta dal Ministero dell'Istruzione che a fine dicembre ha reso noti i 100 istituti superiori che dal prossimo anno scolastico, il 18-19, avvieranno una classe prima che terminerà il suo ciclo di studi dopo soli 4 anni e non 5, come avviene adesso. Gli istituti scelti sono presenti in tutte le regioni, 44 al nord, 23 al centro e 33 al sud. Nelle Marche sono solo 3 gli istituti selezionati, uno di essi è il Savoia Benincasa per l'indirizzo scientifico opzione scienze applicate. Allora, l'obiettivo è quello di ridurre di un anno la durata della scuola superiore, quindi facendo uscire ragazze e prendere il diploma a 18 anni, senza però perdere contenuti formativi. Quindi i ragazzi faranno lo stesso tipo di esame di Stato, avranno un titolo di studio con lo stesso valore legale dei ragazzi che fanno il quinquennale. Quindi è stato chiesto alla scuola un po' di riorganizzare tutto il curriculum, la programmazione, eccetera, per far sì che si potesse riuscire a compattare il quinquennio in 4 anni. Quindi in sostanza questi ragazzi avranno un calendario scolastico più lungo, perché andranno a scuola dal 1° di settembre per avere 2 settimane di scuola in più e faranno giornate da 6 ore. Quindi un orario un pochino più corposo rispetto, però avranno il vantaggio di poter uscire un anno prima. Il tutto però con una didattica molto innovativa, laboratoriale, con anche elementi di personalizzazione, perché i ragazzi avranno un piano formativo individuale, saranno seguiti da un tutor, avranno la possibilità di fare un inglese potenziato col docente madrelingua, quindi insomma ci sono diversi aspetti. L'obiettivo di questa sperimentazione è sfornare studenti diplomati appena diciottenni, così da allineare il nostro paese ad altre realtà europee. L'intento è di fare questo tentativo di allineare l'età del diploma dei nostri ragazzi con quello di non tutta l'Unione Europea, ma comunque una buona parte dei paesi dell'Unione Europea, soprattutto quelli che sono un po' più competitivi nei nostri riguardi, come la Germania, per esempio. La Germania non lo diciamo perché c'è ancora in corso una sperimentazione, ma la Francia, il Regno Unito, l'Austria, il Belgio, l'Olanda, la Spagna. Sono tutti paesi dove abbiamo ragazzi che si diplomano a 18 anni. Chi ha dei dubbi rispetto a questa sperimentazione si pone la seguente domanda. I ragazzi che avranno un anno in meno di scuola saranno adeguatamente formati, al pari degli altri? Noi possiamo dire che in Italia, prima di questa nostra sperimentazione che ci coinvolgerà, ci sono già state una decina di scuole che hanno provato questo curriculum quadriennale. I risultati sono molto buoni, anche se non sono usciti quelli ufficiali, perché i ragazzi si diplomeranno quest'anno, però i ragazzi che hanno fatto per esempio i test Invalsi hanno dimostrato dei risultati molto elevati. La nostra è una regione in fermento, dove ci sono tanti giovani che hanno davanti a sé delle ottime prospettive. Tra questi giovani siamo andati questa volta a scegliere una scrittrice che sta avendo molto successo, Chiara Giacobelli. Questa settimana 7x4 conosciamo un'altra giovane scrittrice che con le sue parole ha reso celebri le Marche, Chiara Giacobelli, giornalista e scrittrice. Io ho iniziato un po' come molti, la gavetta al Corriere Adriatico, il primo anno di università, e ho preso il tesserino da giornalista pubblicista, dopodiché nel 2011 è uscito il mio primo libro 101 cose da fare nelle Marche almeno una volta nella vita, della Newton Compton Editori, e mi ha permesso di cambiare un po' proprio mestiere e quindi passare da fare l'addetta stampa giornalista alla giornalista e scrittrice. Il passaggio cruciale è il 2011, anno della pubblicazione di 101 cose da fare nelle Marche almeno una volta nella vita. Io sono nata e cresciuta nelle Marche e ho sempre avuto una grande curiosità di scoprire il mio territorio, di raccontarlo.
e ho visto che c'era questa collana che già era stata fatta per altre regioni e quindi l'ho proposta per le Marche perché pensavo che potesse avere interesse, successo, e infatti così è stato, proprio perché evidentemente la nostra è una regione che incuriosisce ancora molto. Di fatto io non è che avevo una sorta di disprezzo, anzi, avevo tanta voglia di conoscerle le Marche, proprio per questo poi ho iniziato a scriverne, a scrivere libri, perché a me piace proprio indagare. Volevo andare un po' al di là di quelle che sono le cose notorie e penso che ci sia veramente molto da fare in questo senso. Quindi quello che secondo me è bello e interessante è andare a scoprire all'interno del territorio, così non si cade mai nell'annoiarsi, nel banale, anche magari posti meno noti. Dalla saggistica Chiara ha effettuato il salto alla narrativa con il romanzo Un disastro chiamato amore. Nel 2016, nell'estate scorsa, dell'anno scorso, è uscito Un disastro chiamato amore, che è andato molto meglio del previsto, e quindi ecco, adesso stiamo in via di lavorazione sul seguito e nel frattempo sto ancora promuovendo questo romanzo che vende ancora bene. In questo inevitabilmente c'è tanto, perché la protagonista è ispirata a me, anche se è parigina, però mi piacerebbe, c'è sempre questo rimando a Parigi, e c'è molto nelle gaffe che combina, sono tutte realmente accadute, anche le più assurde, e poi c'è una parte che è invece, diciamo, inventata, che riprende un po' la storia di Audrey Hepburn, di suo figlio, ambientata nel Golfo dei Poeti, quindi c'è una parte, una storia che può essere un po' biografica, e un'altra che invece è più legata al lavoro che ho fatto e alle cose che ho avuto modo di scoprire. Chiara Giacobelli è un altro caso di giovane italiana emigrata all'estero. Come affronta questa nuova condizione? Nel mio caso sono sempre stata incuriosita dall'estero, in particolar modo erano tanti anni che sognavo di vivere a Parigi. Quest'anno ci sono riuscita, ho realizzato anche una serie di racconti su personaggi della Francia che sono usciti nel mio blog sull'Huffington Post e che l'anno prossimo diventeranno un libro insieme ad altri personaggi italiani. E quindi questa collaborazione Italia-Francia che ho instaurato per me è stata assolutamente una crescita sia professionale che umana. Poi è logico che dipende sempre dai motivi che ti spingono ad andare in un posto, se stai scappando, se stai cercando lavoro oppure se sei curiosa di vedere realtà diverse. Chiara Giacobelli nel suo mondo è riuscita laddove molte altre hanno fallito, coniugare in modo naturale cultura e moda. E da qualche anno, diciamo, sono diventata testimonial di varie sartorie, brand, store, e in questo caso sono vestita da Gigolè Fashion & More. E poi molto spesso sono anche vestita da sartorie teatrali con costumi d'epoca, per esempio a Carnevale ho collaborato varie volte a Venezia con l'atelier di Antonia Sauter che fece le maschere per Kubrick, e comunque quest'anno al Capodanno con l'antica sartoria fiorentina, quindi sono sia cose moderne che cose antiche. Perché ci piaceva fare un connubio di moda e letteratura per far vedere che si può unire la cultura con la moda senza risultare né troppo pesanti né troppo leggere, ma una via di mezzo. Continua ad essere una pantera, un leone, un animale che non riesce a fermare nessuno, un vero e proprio animale da spettacolo. Ha iniziato giovanissimo, continua ancora imperterrito ad affascinare nonne, zie e nipoti. Di chi stiamo parlando? Di Gianni Morandi. Dobbiamo fare luce. Un artista come Gianni Morandi dà significato al termine immortale. Come definire altrimenti un artista che da oltre 50 anni è sulle scene e sembra non avere nessuna voglia di smettere di fare quello che ama di più, cantare ed esibirsi.
Recentemente tornato in voga anche nelle nuove generazioni attraverso l'uso dei social network e la furba operazione che l'ha visto collaborare con un artista dei nostri tempi come Fabio Rovazzi. Dobbiamo fare una canzone insieme. Ma non ci penso nemmeno, ma dai, ma figurati, una canzone con te. Gianni, noi abbiamo Anna, tua moglie. Ma state scherzando? Anna! Anna! Ma questi sono due sfigati, ma... E non è sola. Buonasera! No! Saluta Antonio! No, saluta Antonio, no! Va bene, dai, facciamo sta canzone. Ed eccolo tornare a girare l'Italia con la sua musica e recentemente una delle sue tappe è stata il centro commerciale Auchan di Ancona per un firmadisco. Inutile dire che il pubblico era letteralmente in ginocchio da lui. Non so bene di te, non ti merito più, ma al mondo loro non esiste nessuno. Adesso che state tutti lassù, Gianni Morandi l'immortale è ancora in mezzo a noi. Bene, chiudiamo qui il nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche, il nostro appuntamento settimanale che trovate su Arancia Television il venerdì, il sabato e la domenica alle 22.30. Io come al solito voglio ringraziare la nostra redazione giornalistica, vi ricordo che 7x4 è anche una trasmissione radiofonica, ci trovate tutti i giorni su Radio Arancia dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 e se vi perdete qualche puntata la potete ritrovare nel nostro canale YouTube. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto qui la prossima settimana. Ciao!